Eccoci su Sicilia 24, la cronaca in primo piano in questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo partendo da Catania. I poliziotti del commissariato Borgo Ognina, unitamente a personale delle volanti, hanno denunciato due giovani, uno dei quali minorenne, per il furto di un motociclo parcheggiato sulla pubblica via, precisamente in corso delle province. I due malviventi, dopo aver forzato il bloccasterzo dello scooter e il pulsante di accensione, si sono allontanati a gran velocità a bordo del mezzo al fine di far perdere le loro tracce. Tuttavia, poco dopo, sono stati intercettati dalle pattuglie e dopo un breve inseguimento all'interno del Rione Picanello, sono stati bloccati e tratti in arresto per il reato di furto aggravato. Lo scooter è stato quindi riconsegnato al suo legittimo proprietario. Restiamo a Catania per parlare stavolta dell'intervento tempestivo e provvidenziale dei carabinieri. Una donna infatti stava tentando di suicidarsi dopo aver perso un genitore, ma come detto sono intervenuti i militari dell'arma. La vita di una donna salvata grazie al pronto intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile di Catania. La scorsa settimana una quarantenne catanese ha tentato di porre fine alla sua vita provando a gettarsi dalla finestra sita al quarto piano di una palazzina di un quartiere residenziale della città Etnea, poco prima che i carabinieri riuscissero a raggiungerla. La tempestiva operazione di salvataggio ha avuto inizio grazie a una chiamata di soccorso giunta al 112 durante la quale un vicino di casa aveva raccontato ai militari dell'arma che la donna era seduta sul davanzale della finestra della sua camera da letto, a un'altezza dal suolo di circa 15 metri, con chiare intenzioni suicide. I carabinieri sono quindi giunti in pochi minuti presso l'abitazione della malcapitata, riuscendo ad accedervi in maniera discreta. Una volta dentro, l'equipaggio si è poi avvicinato silenziosamente alla camera da letto e attraverso una rapida manovra ha afferrato la quarantenne ancora ignara di quanto stesse accadendo, mettendola in sicurezza all'interno della sua casa. A quel punto la donna, in lacrime, si è aperta ai due carabinieri accorsi in suo aiuto, confidando loro le ragioni dell'insano gesto, riconducibile a un grave recente lutto che l'aveva particolarmente segnata, ossia la perdita di un genitore. La pattuglia, dopo aver ascoltato e rassicurato la donna, l'ha poi affidata alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. E ancora a Catania un extra comunitario ha aggredito due poliziotte, una delle quali è finita in ospedale. Lo ha fatto perché non voleva parlare con delle donne, ma voleva parlare con un agente uomo. Due poliziotte sono state aggredite a Catania davanti all'ingresso della questura da un ventottenne originario del Bangladesh e senza fissa dimora, il quale è stato poi arrestato. L'aggressore si è scagliato contro le due agenti poiché voleva parlare con un uomo e non con una donna. Una delle due poliziotte, colpita violentemente con pugni al volto e alla spalla, è finita in ospedale con varie lesioni ed è stata giudicata guaribile in dieci giorni. Come detto, l'aggressore è stato tratto in arresto con l'accusa di resistenza pubblico-ufficiale e lesioni personali aggravate. Esprimiamo la più totale solidarietà alle due colleghe, ha affermato Walter Mazzetti, segretario generale della Federazione Sindacale di Polizia. Sono episodi, ha aggiunto, che dimostrano quanto assurdi e impensabili siano i pericoli che continuamente corrono i poliziotti. I quali devono essere messi in condizione di operare con le dovute garanzie e soprattutto certi che ogni atteggiamento aggressivo e violento, volto a metterne in discussione la funzione, la dignità e la sicurezza, venga trattato con la severità che merita. Restiamo nel Catanese, ma ci spostiamo a Biancavilla, dove è stato invece tratto un arresto, in arresto una. 28enne. I carabinieri, infatti, lo hanno sorpreso in possesso di stu sostanza di, eh, stupefacente, di un'arma, delle munizioni e anche di una bomba carta. Vediamo il servizio. I carabinieri del comando Compagnia di Paternò, unitamente ai colleghi della stazione di Biancavilla. Nell'ambito delle azioni di contrasto ai fenomeni criminali connessi alla circolazione di armi clandestine e all'alimentazione del mercato illecito delle sostanze stupefacenti, hanno arrestato in flagranza un ventottenne biancavillese già noto alle forze dell'ordine per detenzione ai fini di spaccio di droga e detenzione di armi, munizioni e materiale esplosivo. Nella circostanza, un consistente dispositivo di cinturazione e cattura dei militari dell'arma, all'esito di un'attività info-investigativa, si è recato presso l'abitazione dell'uomo situata nel centro abitato di Biancavilla, dove al termine della perquisizione domiciliare ha recuperato un ingente quantitativo di droga, una pistola e numerose munizioni. In particolare sono stati sequestrati un chilo e mezzo di marijuana messa a essiccare nel garage, una pistola calibro 22 con matricola a brasa e colpo in canna che il giovane teneva pronta all'uso nel comodino della camera da letto, 10 proiettili calibro 22 nascosti in un armadio. Le attività di controllo sono poi state estese anche al casolare di campagna di proprietà e in uso al soggetto in località vigne, dove nell'armadio della camera da letto è stato recuperato un ordigno artigianale, una bomba carta con relativa miccia del peso complessivo di 700 grammi. Il ventottenne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e disposto la misura della custodia cautelare presso il carcere di Catania a Piazza Lanza. Ed ora una notizia che arriva dall'Agrigentino. Bandali in azione a Ribera, in provincia di Agrigento, dove la notte di Halloween nella centralissima piazza Sant'Antonino sono state imbrattate con vernice scura una statua di marmo della Madonna con bambino e un crocifisso. Completamente coperte dallo spray, anche due lapidi, scritte blasfeme inneggianti ad Halloween, sono state lasciate su una panchina e una bestemmia su un vaso ornamentale. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione, mentre si dice esterrefatto da quanto accaduto l'arciprete di Ribera, Don Giuseppe Argento, un episodio, ha dichiarato il parroco, che testimonia come ormai siamo diventati portatori di valori e tradizioni che non ci appartengono. Ed ora parliamo dell'allarme listeria con i carabinieri del NAS di Ragusa che a tal proposito hanno effettuato degli approfonditi controlli in alcune aziende del territorio riscontrando diverse irregolarità. Alla luce dei recenti fatti di cronaca su decessi e intossicazioni alimentari causati dal batterio Listeria, il Comando Carabinieri per la tutela della salute, nell'ambito delle iniziative sul controllo della filiera agroalimentare, ha concentrato nell'arco di una settimana un blitz nei confronti di imprese produttive maggiormente esposte al rischio di contaminazione dal batterio. In tale contesto i carabinieri del NAS di Ragusa hanno eseguito 34 controlli presso macellerie, salumifici e industrie conserviere ricadenti sulle province di competenza, accertando numerose carenze igienico-sanitarie, strutturali nonché detenzione di prodotti a base di carne sprovvisti di tracciabilità o con data di scadenza superata. In particolare gli ispettori del NAS, nel corso di attività ispettiva eseguita presso un noto salumificio nisseno, hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie, tanto da richiedere l'intervento di personale del Dipartimento di Prevenzione Veterinario della locale ASP per l'adozione di provvedimenti urgenti. Nello specifico è stata riscontrata la presenza di sporco, residui alimentari, macchie di sangue rappreso, residui untuosi, polvere e larve di insetti sulla quasi totalità della superficie calpestabile della struttura. Presso le celle frigo, inoltre, i in NAS hanno rinvenuto più di 500 kg di salumi, di cui gran parte con data di scadenza superata. Per il salumificio è scattato il provvedimento immediato di cessazione dell'attività, mentre al titolare dell'esercizio sono state contestate sanzioni amministrative per diverse migliaia di euro. Sempre in provincia di Caltanissetta, da un ulteriore controllo presso un'industria di lavorazioni, carni e preparazioni gastronomiche, è scaturito il sequestro di 75 kg di carne e di bovino confezionata e pronta per la commercializzazione con data di scadenza superata. Analoga sorte è toccata a tre macellerie, salumifici, site nei comuni di Rosolini, Noto e Ispica, presso le quali sono state riscontrate gravi violazioni in materia di igiene e sanità. Nel comune di Modica i NAS hanno individuato una macelleria salumeria che deteneva all'interno di una cella frigorifera in precarie condizioni igienico-sanitarie prodotti a base di carne freschi e stagionati in promiscuità tra loro con considerevole rischio di contaminazione crociata da batteri. Altri controlli eseguiti dal NAS nell'ambito dell'articolato piano di controllo hanno portato al sequestro presso una macelleria di Ispica di 60 kg di carne destinata alla vendita, priva di tracciabilità che ne attesti la regolare provenienza. Passate al setaccio anche le industrie conserviere dove spesso è alto il rischio di contaminazione dal batterio della listeria. In tale contesto a Cicli è stata disposta la chiusura di uno stabilimento di conserve per gravi irregolarità. Parliamo ancora di listeria con i carabinieri del NAS che a Palermo hanno scoperto formaggi contaminati. Il NAS di Palermo, nell'ambito di servizi predisposti a livello nazionale dal Comando Carabinieri per la tutela della salute. Di concerto con il Ministero, a seguito dei recenti episodi di intossicazione dall'isteria, connessi al consumo di alimenti crudi o a ridotta cottura, ha proceduto a una serie di attività di verifica sui territori delle province di Palermo, Agrigento e Trapani, finalizzate a verificare la corretta gestione in materia di sicurezza e igiene delle imprese produttive di alimenti di origine animale. Nel corso dei controlli sono state ispezionate 39 aziende di lavorazione e trasformazione di alimenti maggiormente esposti alla contaminazione dall'isteria, di Urstel, insaccati con stagionatura breve e prodotti similari, di prodotti caseari a limitata maturazione, nonché di gastronomia con farcitura fresca e laboratori, allo scopo di verificare il rispetto delle corrette procedure e a tutela dei consumatori. A conclusione delle attività ispettive, i carabinieri del Nas di Palermo hanno accertato irregolarità in 15 strutture, a seguito delle quali sono state segnalate alle competenti autorità 16 persone, contestando sanzioni per un valore di circa 45 euro. Nel corso degli interventi sono stati altresì rinvenuti e posti sotto sequestro 1.143 kg di alimenti irregolari per un valore commerciale di circa 12.600 euro, nonché eseguiti provvedimenti di chiusura o sospensione nei confronti di due imprese produttive e commerciali. In particolare i militari hanno rilevato un campione di formaggio fresco contenente valori elevati di listeria, a seguito del quale sono stati disposti il fermo preventivo di 945 kg di prodotti caseari e la sospensione dell'attività di un'azienda fino al ripristino delle condizioni igieniche adeguate. Inoltre lo stesso NAS siciliano ha individuato anche due laboratori di analisi privati risultati non autorizzati, presso i quali venivano redatti falsi referti attestanti parametri analitici e microbiologici non veritieri in quanto basati su analisi di fatto mai eseguite. Ci spostiamo adesso nel Trapanese e parliamo dei controlli effettuati dai carabinieri a Mazzara del Vallo e Castelvetrano, controlli che hanno portato alla denuncia di ben 13 persone. I carabinieri della compagnia di Mazzara del Vallo, durante il ponte di Ogni Santi, hanno messo in atto una serie di servizi di controllo del territorio, denunciando al termine dell'attività 11 persone per svariati reati. Sei persone, tutte residenti a Mazzara e con precedenti di polizia, sono state deferite per occupazione abusiva di alloggio popolare. Uno di loro avrebbe anche allacciato abusivamente l'alloggio alla rete elettrica pubblica e pertanto verrà deferito anche per il furto aggravato di energia elettrica. Un tunisino di 28 anni, residente a Salemi, è stato denunciato per avere violato gli obblighi inerenti il DASPO urbano cui risulta sottoposto, in quanto sarebbe stato sorpreso in un bar di quel comune in evidente stato di ubriachezza. Nel medesimo contesto operativo, durante i controlli a soggetti sottoposti a misure restrittive alternative al carcere, sono stati denunciati per il reato di evasione due soggetti, un mazarese e un tunisino. In atto sottoposti agli arresti domiciliari, in quanto al momento del controllo non sono stati trovati presso il domicilio previsto, ma sorpresi per le vie della città. Durante i controlli, al rispetto del codice della strada, sono stati invece denunciati due soggetti: uno sorpreso alla guida del veicolo, sprovvisto di patente di guida, poiché mai conseguita con reiterazione nel biennio, l'altro invece, poiché sorpreso in possesso di un coltello di genere vietato. Anche a Castelvetrano i carabinieri hanno eseguito controlli mirati allo spaccio di stupefacenti e al rispetto del codice della strada, denunciando due persone sorprese alla guida dei rispettivi mezzi, una con un tasso alcolemico superiore al limite consentito, l'altra invece senza patente poiché mai conseguita con reiterazione nel biennio. Chiudiamo questa edizione di Spazio Notizia, ci ritroviamo più tardi su Sicilia 24.